Ciao ragazzi, domani si parte per una nuova sessione. Ho deciso che affronterò il Tevere con la tecnica della break line. La pasturazione sarà effettuata con i due gusti che storicamente nei fiumi hanno reso meglio, soprattutto nel Tevere, ossia le Trilogy e le 666. Saranno tutte da 20 mm, tagliate a metà per evitare rotolamenti sul fondale per via della corrente, alla quale, manca a dirlo, sarò anche ripetitivo, ma ho spruzzato un po' di oversweet diluito in acqua e ho aggiunto anche un po' di overbooster dei medesimi gusti. Gli inneschi saranno da 26 mm bilanciate e ora vi farò vedere i terminali che userò. Allora, l'amo che andrò ad usare è a gambo corto con il filo molto spesso. Questo perché abbasserà sicuramente la possibilità di lacerare il labbro del pesce, aumentando la mia possibilità di forzarlo durante i primi istanti del combattimento. Il terminale è uno 0,60 libbre, molto robusto perché comunque pescherò vicino agli ostacoli. Una clip a perdere con un piombo da 190 grammi. Uno shock leader di circa 150 cm dello 0,60, alla quale ho applicato un piombo in line da 60 grammi. Questo perché mi consentirà sicuramente di avere tutto il terminale adagiato sul fondo, evitando detriti in sospensione. Poi da qui ovviamente partirà la lenza madre che andrà attaccata alla break. Eccoci sul Tevere, mi sono posizionato, tra poco tirerò giù l'attrezzatura e inizierò la sessione. Sono tornato da una scandagliata, posizionerò le canne su una curva. Tevere viene da un lungo rettilineo per poi fare una leggera curva a sinistra. Nel rettilineo la profondità centrofiume è di circa 2,5 metri per poi degradare dolcemente verso le sponde, mentre nella curva la profondità in pratica raddoppia nel letto del fiume per degradare dolcemente verso la sinistra, mentre sulla destra c'è uno scalino molto importante. Infatti passiamo dai 5 metri di profondità a 2 metri. Ovviamente a queste misure ci sarà da aggiungere o togliere il livello dell'acqua, che poi cambierà in base all'apertura e alla chiusura delle dighe. Quindi vado e speriamo di vederci presto con qualche bella cattura. Pisciate pure, pesco lontano, dai. Che carpa sicuro. Poco più di 3 ore e è arrivata la prima carpa. Prima un grandissimo cavedano e adesso la prima carpa. Tondissima. Andiamo a rilasciarla. Quando si parte sul Tevere, una scala ben ancorata e qualche picchetto in più non fanno mai male. Seconda carpa. Classica carpotta del Tevere. Dopo 2 carpe perse sono riuscito a portare a guadino questa regina di 10 kg. La pescata è molto complicata, la diga ha aperto veramente tanto, le carpe mangiano, ma non ho tempo neanche di prendere l'action cam. Devo correre subito e forzare tantissimo il pesce. Poi sperare che venga al centro fiume per combatterlo. Sono carpe di fiume forti e è molto complicato portarle a guadino. Sono a 3 e 2 perse. Ora proverò a breccare ancora la canna, ma ripeto, è veramente veramente complicata. Guardate com'è salito il livello del fiume. Eccola qua, bellissima ragazzi, bellissima. Guardate. Buongiorno, adesso vediamo la carpa che durante la notte ci ha svegliato. Anche questa sui 10 kg, andiamo a rilasciare.
E questa è la Specchi che circa alle 6 di mattina ci è venuta a fare visita. Una palletta bellissima. Andiamo a rilasciare anche lei. La sessione è finita, il primo giorno è stato caratterizzato dal livello del fiume. Poche ore dopo che ho iniziato la sessione si è alzato un metro, forse oltre, e questo ha reso le carpe molto fameliche. Infatti ho avuto 3 sbreccate e purtroppo solo una sono riuscito a portarla a guadino, perché è stato tutto più difficile, più complicato con quella corrente, e soprattutto tornare a breccare è stato quasi impossibile. Fortunatamente mio padre da riva mi ha dato una mano, ma è stato veramente difficile, probabilmente il giorno più complicato della mia vita da carpista. Fortunatamente il giorno dopo la corrente è stata più benevola e ha facilitato tutte le operazioni di pesca, anche se le carpe sono riuscito a portarla a guadino solo 2. La prima, purtroppo, dopo averla slamata nel guadino, è saltata fuori. Poi sono entrati i barbi, pesci stupendi anche loro, ma non mi hanno dato tregua, continuavano a sbreccare, addirittura insomma pezzavano il filo delle 25. Pesci stupendi, ma in questo caso sono stati abbastanza fastidiosi. Vado a casa molto soddisfatto. Se vi piace nei miei video iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura.